nel vivo. Il tema della serata sarà un progetto per la mia città, le 4R per salvare l'ambiente nell'ambito del tema di studio distrettuale, un progetto per la mia città e dell'ambiente, causa umanitaria globale, Lions Club International. Il nostro governatore, dottor Franco Cirlo, ha inviato un messaggio di saluto e sono altresì pervenuti messaggi di saluto e di complimenti per l'iniziativa e per il lavoro svolto dal club, dal Presidente del Consiglio dei Governatori, Avvocato Mariella Sciammetta, e il dottor Maurizio Gilaro, primo vice governatore, e il dottor Paolo Valenti, secondo vice governatore, impediti a presenziare causa altri contestuali pregressi impegni. Sono presenti le seguenti autorità civili e lionistiche, che vi prego poi di accomunare alla fine della mia elencazione in un unico applauso. Il past governatore in sede, formatore Lions, nonché componente del Comitato per la selezione di proposte di temi e service per il Congresso nazionale, dottor Francesco Freni Terranova. Il presidente del distretto Leo 108 Episolo B, dottoressa Giulia Laspina. L'onorevole Elvira Amata, presidente della Commissione parlamentare speciale ASU, Statuto in materia statutaria e componente Commissione Sesta Salute, Servizi Sociali e Sanitari. Il presidente della circoscrizione in sede, professoressa Lucrezia Lorenzini. Il presidente della zona in sede, professor Pasquale Spadaro. Il presidente della zona 9, il dottor Salvatore Ravidà. Dirigente della città metropolitana di Messina, il dottor Salvo Puccio. Responsabile della città metropolitana Noto Infeo, dottor Giuseppe Cacciola. I dirigenti delle scuole di primo e secondo grado che hanno aderito al nostro protocollo ambientale. Istituto di primo grado della Battisti Fosco, professoressa Spadaro Caterina, Santa Margherita, professoressa Mastroianni Beatrice, Vittorini, il dirigente Giovanni Maesano, professoressa Marilu Federico, Canizzaro Galatti, dirigente Giovanna Egle Candida Cacciola, e Labino Luciano, dirigente Grazia Patanè. Gli istituti di secondo grado, Antonello, il dirigente Laura Tingari, per l'Archimede, il dirigente Laura Cappuccio, e la professoressa Maria Gorgone, per il Moro Ligo, la dirigente Giovanna De Francesco. È presente il comandante della Polizia Metropolitana di Messina, dottor Domenico Lopresti. Sono presenti tra l'altro delegati, coordinatore del governatore, componenti e formatori. Maurizio Laspina, coordinatore del governatore, area service protegge persone vulnerabili. Anna Capillo, delegata distrettuale del governatore, area cooperazione per rapporti con altri club service. Roberto Malfitano, delegato distrettuale, governatore area operativa per la giornata dell'investitura. Antonino Levita, delegato distrettuale, governatore area service, prevenzione e promozione della salute. Silvana Schachter, responsabile area 2 per il GMT, New Voice e socia del club Messina Tirrenum. Giuseppina Siracusa, responsabile area 2 per il GST. Rosa Torre, componente del Comitato Distrettuale per la Stipula e l'Attivazione dei Protocolli d'Inchiesa, nonché socia del nostro club. Il sottoscritto, componente del Comitato Alliance per le Persone Fragili, area Banco Farmaceutico e socio appunto del club. Nicola Cicero, componente del Comitato Fame e Causa Umanitaria Globale, area Banco Alimentare, convenzione multidistrettuale, socio del club Messina Tirreno. Antonio De Matteis, formatore del distretto Lions 108 YB. Sono presenti personalmente per il tramite di loro dedicati i presidenti e segretari dei seguenti club: Messina Ost, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Colapesce, Rocca Lumera, Cosimo, Retoiani, Barcellona, Sedicotto, Milazzo. Ospiti, relatori della serata, il presidente del Lions Club Giuseppe Padalabertini, questo se lo nomineremo un sacco di volte. Il dottor Salvo Puccio, dirigente della città metropolitana, dottoressa Silvana Schachter, ex dirigente della provincia di Messina, social club già delegato al tema delle 4R, il responsabile della città metropolitana di Infea, il notaio Rosa Torre, componente del comitato distrettuale di attivazione del protocollo, già detto, la dottoressa Enrica Antoci, collaboratore amministrativo della startup Ohoshin SRL, ho pronunciato bene? Oskin. La dottoressa Marcella Cannariani e l'architetto Giuseppe Lombardo si scusano per non aver potuto partecipare per sopraggiunti motivi di salute.
agli officer multisettuali, settuali e tutti le autorità presenti, a tutti gli officer di club, porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto. Prende la parola per il suo saluto di benvenuto il presidente del Lions Club Messina Tirrenum, l'avvocato Giuseppe Vadalà Bertini. Buonasera a tutti, cari amici, amiche, Lions officer, presidenti, tanta bella gente veramente. Stasera non è la prima volta che prendo la parola in incontri e via dicendo, ma stasera mi sento particolarmente emozionato. Emozionato perché il tema che stiamo trattando, che tratteremo stasera, è il risultato di un percorso iniziato da tempo. Non ci siamo stancati, non ci siamo arresi di fronte alle difficoltà che c'erano da affrontare, perché soprattutto il nutrito numero di protocolli che abbiamo stipulato con tantissime realtà scolastiche primarie e secondarie di Messina, ma promettiamo a noi stessi e a tutti, soprattutto alla cittadinanza, che non ci fermeremo solo a quelle che oggi hanno sottoscritto con noi il protocollo, perché sono tanti quelli che ci hanno contattato proprio in questi giorni, ci hanno manifestato un interesse che non credo sia soltanto loro, ma credo che sia proprio un interesse intrinseco nella materia che noi ci stiamo misurando a trattare. Io ringrazio, intanto, perché sono doverosi questi ringraziamenti, la città metropolitana di Messina, che oggi è ben rappresentata dal dottore Cuccio, dal dottore Cacciola, che ci hanno aiutato in questo percorso, perché il nostro è un progetto iniziato in collaborazione, e anche il filmato che andrete a vedere è un filmato realizzato in coproduzione con la città metropolitana, che ci è stata vicina anche sostenendo, e non solo con un mero patrocinio gratuito, sostenendo questa nostra attività. Quindi vi ringrazio entrambi per il prezioso apporto. Ringrazio Silvana Schechter, nostra socia, che già da un anno e mezzo, fino all'anno scorso, era la delegata del nostro distretto, quindi dell'intera Sicilia, proprio per la materia, per il progetto sulle 4R, del quale vi dirà ovviamente meglio lei. È sensibile a questa tematica, perché già nell'ambito della sua attività ha per tanti anni occupato un ruolo di grande responsabilità all'interno proprio della città metropolitana, quando ancora si chiamava provincia regionale. Ringrazio Rosa Torre. Rosa è il braccio armato del club, e tra l'altro nella sua professione di notaio ha reso possibile e facile la stipula di tutti questi protocolli d'intesa, che sono resi immediatamente percepibili anche a chi non è un addetto ai lavori, e quindi ci ha reso più semplice il compito di portarle nelle scuole. E ringrazio il mio amico segretario Pino Sarno, oggi prestato alle funzioni di cerimoniere, perché purtroppo la nostra cerimoniera, ai noi, il Covid ha colpito, e ha colpito all'ultimo secondo, almeno pensiamo che sia così. Ringrazio anche il nostro PDG, qui presente, sempre presente, onnipresente, come i nostri amici, il presidente di circoscrizione, la dottoressa Lorenzini, e l'amico Lino Spadaro, presidente di zona. Ringrazio anche la dottoressa Erika Antoci, di una cosa particolare di cui lei poi intratterrà qualche minuto, e ringrazio tutti gli amici della stampa, da Patrizia Casale, Peppe Spanò, insomma ne ho ringraziamenti da fare, e a tutti gli amici presidenti, a Rachele Gerace, che non so se c'è ancora o è andata via, è lì. Benissimo, e tutti gli amici presidenti che oggi mi hanno fatto il piacere di essere qui con noi per condividere questo piccolo momento. Ambiente e finalità del progetto, penso che ormai sia chiaro. Abbiamo inteso dare una svolta, o meglio, il nostro auspicio sarebbe quello di dare un connotato diverso alla politica, magari ci riuscissimo, purtroppo non è così. Connotato diverso perché, a mio modo di vedere, ma penso a modo di vedere di tanti, e anche di tutti i dirigenti scolastici che hanno sposato questo progetto, ma credo anche in tanti dei ragazzi che ogni giorno, affacciandosi alla finestra di scuola, di casa, vedono questo bellissimo e commensurabile panorama e vedono intorno a sé l'ambiente, quella spettacolare bellezza che ci dà il nostro stretto, ma io dico stretto, ma posso dire qualunque altra parte della nostra bellissima nazione. Dicevo, questo progetto mira a sensibilizzare i giovani, e non solo i giovani. A cosa serve la raccolta differenziata? Quale sia il riciclo corretto? Ma su questo, ripeto, non mi misurerò io, ma saranno altri a dire.
e soprattutto a far rendere conto loro, i ragazzi, e non solo i ragazzi, quale sia il risultato finale della raccolta differenziata. Credetemi, per me è stata una sorpresa. Questo progetto mi ha fatto capire l'importanza ancora di più, perché io sono un ambientalista nato, amo il mare, amo la bellezza, le bellezze naturali in tutti i sensi, e vi posso dire che sono rimasto colpito dal risultato che si sta ottenendo. E tengo a sottolineare una cosa: il nostro non è un progetto politico, il nostro è un progetto che mira a una svolta. La svolta che si traduca lo sforzo di tutti noi in un futuro migliore, perché ricordiamoci che l'ambiente circostante non è nostro, è un'eredità che lasciamo ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, e quindi abbiamo il dovere sacrosanto di fare qualcosa oggi per un domani, prima che sia troppo tardi. Quindi ringrazio veramente, veramente tutti, e ora, se vogliamo, penso che possiamo dare il via al nostro video. Ho la parola al cerimoniere. Sì. Allora, adesso visualizziamo il video, questa realizzazione, e poi andiamo avanti con la voce. Un attimo solo per le luci in sala. Un attimo solo. Passiamo le luci. Soprattutto spiegare loro dove vada a finire il risultato della raccolta differenziata e quindi il conseguente riciclo. Partiamo innanzitutto a dire che cos'è un rifiuto. Un rifiuto è un bene di cui io ho l'obbligo o la volontà di disfarmi. Plastica, vetro, carta, cartone, anche l'umido, che chiaramente produce il compost, ma produce anche energia nella sua decomposizione. Cosa sono le 4 R? Riutilizzo, recupero, riciclo e riduzione. Immaginiamo che io abbia una scatola. Nel momento in cui non mi serve più, in altri momenti, senza raccolta differenziata, la buttata nello spazzatore. Adesso invece posso fare qualcos'altro, posso decidere di utilizzarla per tenerci della roba. Io sto facendo un riutilizzo. E ancora non è un rifiuto, perché lo sto usando, è un bene. Nel momento in cui poi non mi serve più, e allora se io lo butto nel contenitore della raccolta differenziata per la carta e il cartone, questa carta va a essere conferita a impianti che la riciclano, quindi io sto facendo un recupero. Ancora il mio bene diventa una materia prima secondaria, perché questi impianti dove si fa il riciclo della carta lo utilizzano per fare altro. Nel momento in cui la carta viene conferita per il riciclo, perde la sua identità, subirà delle trasformazioni fisiche, chimiche, a seconda della destinazione finale. Tutte queste tre azioni concorrono alla quarta R, che è quella della riduzione. Abbiamo un minore quantitativo di rifiuti, abbiamo ridotto lo spreco di materie prime. Il bene, invece di diventare rifiuto, concorre alla produzione di nuovi beni. Differenziata
in termini di separazione dei rifiuti per non andare in discarica, ma dobbiamo vedere tutto il ciclo nel recupero dei rifiuti, nel recupero del materiale, nel riconsiderare quel materiale nel ciclo produttivo di qualsiasi cosa se ne possa poi costruire. Non dispendere il rifiuto nell'ambiente, oltre che essere chiaramente dannoso per l'ambiente stesso perché va ad interessare il nostro ciclo alimentare, lo mangiano i pesci del mare, ma lo mangiano anche gli animali sulla terraferma, deve essere considerato proprio come un recupero energetico, un recupero di materiali e di sottoprodotti. Più facile recuperare il materiale e tutto deve essere finalizzato al rifiuto zero che, anche se è utopisticamente impossibile, deve essere la nostra linea guida in fase di educazione ambientale. La tematica ambiente è una delle 5 cause umanitarie globali per i Lions. Abbiamo pensato di utilizzare quel principio di sussidiarietà che caro i Lions e quindi abbiamo proposto la stipula di protocolli, sottoscrivendoli con gli istituti scolastici, incontri, attività didattica, scientifica, culturale. I Lions abitano il mondo. Abitare il mondo significa riuscire a vivere in un mondo che però è tuo in prima persona e quindi per farlo l'interesse e l'attenzione verso l'ambiente deve essere un pensiero che ci deve occupare nel quotidiano. Mi aspetto una diminuzione dell'inquinamento e sono ottimista perché vedo che c'è abbastanza sensibilizzazione in giro, a partire dalle scuole elementari, a partire dai bambini, perché imparino determinate abitudini, determinati concetti fin dall'inizio. Ogni azione che l'uomo deve fare deve avere l'ambiente come prima finalità. Noi siamo parte integrante di un sistema per il quale, se noi consideriamo l'ambiente in fase propedeutica di progettazione, infrastrutturazione, l'ambiente ci considererà parte integrante dello stesso e non ci si rivolterà contro. Oggi noi lanciamo una pietra nello stagno. Speriamo che da quella piccola onda che si formi ne possa conseguire uno tsunami, non soltanto in senso pratico, ma soprattutto in senso emozionale, che spinga sempre più tutti noi a fare qualcosa in più per l'ambiente. Finalizzato l'ambiente, no? Dobbiamo risparmiare, quindi illuminiamo di meno. Un altro service che il distretto è allora, a livello nazionale si porta avanti. Signori, io intanto volevo, sì, sì, se mi accendono le luci. E se qualcuno glielo dice? Vabbè, colgo l'occasione così anticipiamo i tempi. Desideravo intanto, Fabio, avvicinati, Fabio Schifilliti, il regista che ci ha lei più portato di poco, non siamo ovviamente degli attori, è stato credetemi difficile di fronte a una cinepresa, chiamiamola così, dire quelle cose, perché l'emozione era tanta e Fabio è stato molto paziente con noi perché ha sopportato
non solo la nostra esperienza sotto quell'aspetto, ma diventeremo sempre più bravi, promesso. E nel montaggio è stato molto paziente perché abbiamo chiesto delle cose, diciamo, che in qualche modo l'hanno messo un po' in difficoltà. Anche il dottore Puccio l'ha messo in difficoltà perché dice che voleva avere i capelli, ma purtroppo non è stato possibile. Sto scherzando, grazie. Allora, benissimo, io no, infatti sto scherzando. Ci ho messo le mani. È giusto farci una risata in questo momento storico a cui non vogliamo pensare, è giusto ridere tra gli amici Lions. Introduciamo i lavori. Io ho già detto tanto, mi farebbe piacere che prendesse la parola il dottore Puccio, ci dirà qualcosa, ovviamente nella materia che abbiamo trattato. Prego tutti i relatori di un intervento molto succinto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie per la collaborazione che avete fornito a questa tipologia di progetto. Perché... No, funziona, sono io che ho la voce bassa, però purtroppo dopo una giornata che andiamo gridando anche con il comandante, consegna a destra e a sinistra, siamo tutti un po' stanchi, anche il fine settimana che un pochino ci fa rilassare. Volevo dirvi grazie perché questa tipologia di progetti che hanno da una parte una linea didattica, dall'altra educativa, e un progetto del genere rappresenta quello che poi noi siamo come organo di controllo della città metropolitana siamo costretti ad andare a reprimere nella produzione del rifiuto e anche nell'inquinamento nell'ambiente. Perché? Perché andare a dimostrare, andare a verificare, far vedere con mano e con le immagini cosa è possibile fare con il materiale che, appunto, come diceva giustamente la dottoressa, se io dico già aborigene che non me ne voglio disfare, non diventa rifiuto, perché quella è la definizione del codice dell'ambiente, non far diventare rifiuto il sottoprodotto per il quale già ho un progetto o una destinazione. E immaginare come questo possa accadere quando noi poi andiamo a buttare rifiuto indifferenziato è un po' difficile. Quando invece lo andiamo a fare vedere, lo andiamo a dimostrare con l'immagine, questo diventa molto più educativo. E per lo più quando lo facciamo vedere ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, è come quando imparano la lingua dai giovani, diventa una regola di buona educazione civica, diventa quello che poi per noi diventa quasi complicato, no? Perché poi dobbiamo abituarci a una nuova regola, per loro è molto più semplice. Quando noi, anche ripeto, con il comandante facciamo dell'azione di repressione per l'abbandono dei rifiuti, già il danno è fatto, già il sacchetto di immondizia l'indifferenziato è chiuso là dentro, sì, non lo facciamo lasciare all'ambiente ma non recuperiamo più nulla da quella cosa lì. Andare a recuperare in back analysis tutto quel materiale diventa molto complicato. Gli effetti sull'ambiente sono incredibili. Qua sopra abbiamo la discarica di Portella Arena che, per chi non lo sapesse, ancora oggi rilascia nelle falde del percolato che arrivano fino a mare, e questo ce lo dicono tutti i piani di caratterizzazione che andiamo a fare. Stiamo cercando di metterla in sicurezza, però purtroppo dopo 30 anni ancora non c'è nulla di cristallizzato e abbiamo del percolato, appunto, che inquina le nostre falde. Tutto ciò, quando noi invece recuperiamo appunto alla nascita, l'umido, la carta, il cartone e la plastica, sono dei sottoprodotti e fanno durare i nostri impianti che gestiscono i rifiuti in maniera proporzionale, appunto inversamente proporzionale a quella della produzione del rifiuto stesso, e poi appunto sono una risorsa economica per il nostro ciclo produttivo. Per non parlare dei posti di lavoro che danno, basta un custode e uno con la pala lì per andare a coprire i rifiuti, quando invece è che costano poi nella gestione post discarica milioni e milioni di euro. Quando invece andiamo noi a recuperare il materiale appunto nel suo ciclo produttivo, abbiamo un ciclo di lavorazione che coinvolge decine e decine di posti di lavoro, come la nostra realtà di Pace, per esempio, qua sopra ci dimostra. Noi siamo in questo momento la prima città metropolitana del sud Italia come incremento di raccolta differenziata e come produzione di sottoprodotto per carta, cartone e plastica. E questo perché? Perché stiamo capendo che la nostra regola civica di educazione è una cosa semplicissima da fare, è semplicemente una buona prassi che ormai è entrata all'interno della nostra educazione. Sarà sempre meglio, la affineremo sempre di più, e poi questo ci fa far parte ad essere di un circuito per cui ci sentiamo anche più virtuosi, ci sentiamo più bravi e comunque ci sentiamo sì, certamente in pace con noi stessi e con l'ambiente. Grazie, dottore. Grazie, dottore Puccio. Al di là delle bellissime parole, ci sta spingendo sempre più emotivamente a fare qualcosa, e credo stasera di potervi strappare una promessa, città metropolitana, di una intensa collaborazione
perché ovviamente io al mio passaggio di consegne ci sarà un altro presidente, ma non credo che voi a questo punto abbandonerete i Lions, perché vedo che i Lions diventano sempre più un validissimo interlocutore che vi avvicina anche a quelle realtà sociali dalle quali forse un ente pubblico non è tanto vicino. Ma il ruolo, io mi inquadro un po' come organismo intermedio, no? Tra quello che è l'istituzione e poi quelli che sono gli stakeholders o la società civile nel complesso. Quello che è distaccato dalla forma appunto politica dell'argomento e diventa proprio il pratico, perché poi ha proprio quello spirito di coinvolgere tutti quelli che poi possono essere gli attori di un processo, e quindi scambia le informazioni in maniera molto diretta, senza che sia, come si può dire, filtrata appunto dall'istituzione o dalla politica stessa. Quindi il ruolo è fondamentale per questo, e assolutamente sì, siamo sempre a disposizione per qualsiasi altra iniziativa voi proponete, o siamo noi stessi che a questo punto saremo ben contenti di appoggiarvi, anzi di appoggiarci entrambi. Grazie, grazie veramente. Do la parola adesso all'amica, la dottoressa Silvana Schachter, amica, nostra socia, ex dirigente della provincia di Messina e già delegata per le 4R sull'ambiente. A te, Silvana. Come funziona questo? Come si accende? Aspetta. Penso che la mia voce si senta. No. Posso restare seduta, mi piace. Buonasera a tutti. Io non voglio parlare ancora di 4R, che cosa sono. L'abbiamo già visto nel video. Quello che l'argomento su cui mi voglio soffermare, perché abbiamo pensato di fare questo video da diffondere nelle scuole. Perché è vero, noi i problemi dell'inquinamento ambientale è un problema giovane, non ha neanche 100 anni. Abbiamo lavorato molto bene per poter avere lo scempio che abbiamo adesso. Dobbiamo cercare di porre rimedio per quello che si può, o perlomeno non peggiorare la situazione. E questo si può fare in tanti modi, si può fare con ovviamente con le normative, con tutte le varie piattaforme, se parliamo di rifiuti, con le piattaforme di smaltimento, con i sistemi di controllo. Ma quello che è importante è che ciò che viene fatto venga poi utilizzato dalla popolazione, per i bambini la situazione che c'era, non andavo molto lontano, 20 anni fa. Io sono mamma di 4 figli, che ormai grandi, ormai sono nonna. Una 20 anni fa io andavo in gita con i bambini, li accompagnavo nelle gite scolastiche, e ho notato, perché già mi occupavo di ambiente, che non c'era mai un solo ragazzino o una ragazzina che si soffermasse a dire: guarda tutto quel cumulo di spazzatura che c'è, guarda quanto è quel torrente quello che c'è. Per i ragazzi stava diventando normale, l'inquinamento stava diventando parte del loro habitat, non ci facevano nemmeno caso. E questo era veramente una cosa pericolosa, una cosa grave. Quindi è necessario sensibilizzare i bambini, come ha detto l'amico Puccio, perché per i bambini è normale se la cosa gli viene insegnata subito, e anche perché i rifiuti che noi vediamo oggi lungo le strade, nelle periferie, appena ci allontaniamo dall'abitato, non è che ce li hanno lasciati gli nostri antenati. Sono ancora depositati in maniera sbagliata dalla nostra generazione, dalla generazione dei genitori e dei ragazzi
e che ancora si pongono la domanda: ma sì, ma tutta questa storia differenziata, contenitori, che seccatura, ma perché, ma che complicazione. C'è tanta gente ancora che non ha idea del perché oggi bisogna fare questo. Sembra strano, però è così, e quindi anche tramite i bambini possiamo arrivare agli adulti. E in ogni caso possiamo fare sì che non debbano chiedere mamma dove si butta questo foglio, già lo debbano sapere, a casa devono avere il contenitore, devono, i vari contenitori devono sapere che si fa così, e questo educa anche gli adulti. È triste, ma è così, ed è una cosa che penso che se ci fate caso potete notarla anche voi, quanta gente anche per strada apre la caramella, butta la carta da terra, ancora c'è. Quindi su questo argomento noi vorremmo poi parlare tanto nelle scuole, quindi perché le scuole? Perché con gli incontri che noi speriamo di poter fare, Covid permettendo, non vogliamo soltanto proiettare il video e parlare in generale, vogliamo sentire i ragazzi, vorremmo interloquire con loro, vogliamo che ci pongano delle domande. Vogliamo che il problema venga, non dico sollevato perché già gli insegnanti lo fanno, a scuola questo si fa, ma che venga ulteriormente approfondito. Credo che 5 minuti siano già passati. Per carità, hai anche tu strappato una promessa ai dirigenti scolastici di impegnarsi pure loro in prima persona. Ma loro sono già impegnati, io so questo. Che le scuole sono molto attente a questa problematica, che è quella immediata, perché è inutile parlare ancora di fumi, di inquinamento atmosferico, di acque, sì, è molto generico. Io rifiuto, li vediamo, ce l'abbiamo attorno, basta che ci facciamo in determinate giornate, poi sappiamo quello che c'è in giro, quindi per i bambini è una prima attenzione, è un argomento non solo per i bambini. Infatti, perché lo dobbiamo sottolineare. I sacchetti che noi dobbiamo fuori non li buttano i bambini, li buttano i genitori dei bambini. Purtroppo è così. Grazie Silvana, hai lanciato anche tu quindi questa pietra nel famoso stagno che mi piace sempre citare, e sicuramente verrà raccolta, dicevi, degli incontri. Ai dirigenti, che alcuni me l'hanno chiesto, do una risposta a tutti, noi cercheremo di farli in presenza, ove possibile, magari collettivi. Sarebbe più facile farli dopo il 1° maggio, ma capisco che forse i tempi tecnici per il fine anno scolastico partiremo sicuramente prima. Detto questo, io adesso do la parola al dottore Gacciola, dirigente della città metropolitana, che ci ha anche lui supportato in questa iniziativa che abbiamo messo in cantiere addirittura oltre un anno fa. Giusto, dottore? Ti ricorda? Sì. Buonasera a tutti, sono Pietro Gacciola della città metropolitana, funzionario responsabile del nodo Infea. La provincia è da circa 15 anni che ha istituito questo ufficio assieme a tutte le altre province siciliane, e ancora oggi forse siamo una delle poche province che ancora continuiamo e ci crediamo. Abbiamo sempre partecipato proponendo soprattutto anche progetti con le istituzioni scolastiche, partendo dal basso, perché come diceva la dottoressa e come diceva il dottore Puccio, è importante che noi riusciamo a parlare con i bambini, cioè con il primo impatto, perché loro riusciamo a fargli comprendere che cos'è l'ambiente e a preservarlo per loro stessi, perché loro sono il futuro. E quindi noi da anni questo progetto, io sono stato felicissimo quando me l'ha presentato la dottoressa, perché era un progetto che noi avevamo fatto già 10 anni fa con l'istituto, con l'ufficio scolastico provinciale, con tanti anche dirigenti scolastiche. Una criticità che bisogna dire, questo lo rivolgo agli istituti scolastici, agli dirigenti, è il problema della continuità nella figura del referente ambientale. Questo è un problema che noi abbiamo riscontrato negli anni, ho riscontrato, perché magari cambiando un referente che è meno sensibile o che è preso anche da altre problematiche, e allora magari l'attenzione viene un po' a calare. Noi abbiamo fornito anche negli anni delle compostiere, ancora ne abbiamo 4-5, poi deciderà il Lions dove li possiamo proporre, le scuole dove volessero che noi le installiamo.
così io quest'anno vado anche in pensione e chiudo con la mia esperienza di educazione ambientale che si ferma, diciamo, a livello lavorativo, ma continua con il mio impegno. Arrivederci. Grazie, grazie dottor Cacciola. Sì, prego. Un'altra cosa, che questo video potrebbe essere utilizzato oltre che nelle scuole anche in, tramite parrocchie in ambienti degradati o anche dove non c'è un limite. Sì, anche potrebbe essere diretto agli extracomunitari che non conoscono la nostra normativa. Potrebbe essere comunque utilizzato ulteriormente anche in ci sono mille sfaccettature da poter coltivare e programmare. Basta che non c'è rosa, dice. Scusate un attimo per i dirigenti scolastici. Noi abbiamo una piattaforma ambientale www.impadambienteme.it su cui ci sono tutti i nostri progetti e interagiscono le scuole. Per le scuole abbiamo preparato tutte le password d'accesso e le manderemo alle varie. Per essere, per esempio, anche adesso abbiamo in corso il City Challenge, che è un progetto rivolto però agli studi tecnici superiori. E sulla piattaforma troverete tutte cose. Grazie anche per questa informazione, dottore. E noi possiamo essere un veicolo in queste cose, perché noi siamo molto vicini alle istituzioni scolastiche in generale per tanti progetti, quindi poster per la pace e tante altre iniziative, quindi potete anche utilizzarci tra virgolette per queste cose. Do la parola all'amica e notaio Rosa Torre, che ci vorrà dire qualche cosa sotto il profilo giuridico istituzionale e vi tratterrà tre quarti d'ora parlando di protocollo e diritto. Non scherzare. Intanto saluto tutti, vi ringrazio per essere qui a sostenerci, a collaborare con noi. Ovviamente parlerò tre quarti d'ora, come faccio sempre, soltanto una brevissima, intanto vorrei farmi rimproverare da Silvana, perché io sono quella che pensa sempre alle bucce del cocomero che si mangiavano figarre e picone perché non sapevano dove buttarle. E quindi dico, partiamo da lì. Partendo da lì siamo arrivati a pensare alle 4R, al filmato, a coinvolgere le scuole. E d'altra parte, appunto, sentivo oggi, ma i giocatori li dobbiamo mettere in organico? E quindi siamo là. Le idee sono tante, quelle che possiamo proporre, ma il protocollo che abbiamo voluto fare, avendo avuto la possibilità con la città metropolitana di avere il sostegno di un progetto che ha la sua validità, è stato diretto ad uno dei co-partner di questa attività, che è Messina Servizi Bene Comune, perché è quello che opera sul territorio e che ha anche dimostrato di saper essere un'eccellenza, perché ha avuto il premio Bomieco per quanto riguarda il riciclaggio della carta, il riciclo della carta. E noi Lions ci occupiamo sempre, da sempre, della causa umanitaria globale che è l'ambiente. Lo facciamo per esempio con l'attività degli occhiali usati, della raccolta degli occhiali usati che noi facciamo, rimettiamo in sesto per portarli in giro nel mondo e dare un supporto, appunto il supporto alle persone che non possono permettersi di acquistare gli occhiali. E allora cosa abbiamo pensato di fare? Insieme ai nostri co-partner abbiamo coinvolto le scuole, che sono state, ci hanno aperto le braccia, ci hanno accolto veramente con grande entusiasmo, perché loro sono quelli che sul campo cercano di attirare l'attenzione dei ragazzi su delle tematiche importantissime che coinvolgono la vita di ogni giorno dei ragazzi stessi e che creeranno la visione del futuro. E quindi le scuole per noi hanno costituito e costituiscono il punto di arrivo, ma anche il punto di partenza, perché questo che noi abbiamo voluto fare stasera è iniziare questo percorso da qui in avanti, dopo un percorso già fatto che ci ha portato a questo. E quindi ci impegneremo nelle scuole per le conferenze, abbiamo già
dato tre compostiere che appunto diceva la dirigente, la professoressa Laura Cappuccio, ad esempio all'Archimede sta andando a pieno ritmo. E poi faremo un'altra attività che è importantissima e nella quale i Lions credono profondamente da tempo, che è la piantumazione degli alberi. E qui, essendo io sono nominata stalker, ovviamente cercheremo l'appoggio della città metropolitana, alla quale stasera faremo, diciamo, fare un'altra bella promessa: ci aiuteranno nella piantumazione. Salvuccio Materia lo ringrazio di cuore, perché volevamo e avevamo i fondi, alza di Salvuccio, grazie. Ciao Salvuccio. Per poter comprare nuovi alberi, ci ha detto che forse ce ne dà 50. Quindi permettetemi di fargli un applauso e un ringraziamento veramente sentito, perché le scuole con la piantumazione anche i ragazzi faranno e vedranno un'attività vera. E poi, e così subito finisco, mannaggia, ma non è giusto. Allora, l'altra cosa che vorremmo fare è portare in ogni conferenza che faremo un modo concreto di dimostrare insieme al video che cosa è e che cosa significano le 4R, perché proporremo delle realtà che di queste 4R hanno fatto economia circolare, hanno fatto nuovo prodotto, hanno reso un momento, diciamo, veramente positivo l'utilizzo del concetto che stiamo sviluppando delle 4R. Per fare questo abbiamo iniziato stasera. Ho coinvolto la startup innovativa costituita nel 2019, Oskin, che ha sede a Catania, ma che ha anche qui a Messina un collaboratore, che è il collaboratore la dottoressa Erika Antoci, che ci parlerà di questa attività, perché la startup fondata da Adriana Santanocito, che ha già è stata co-founder di Orange Fiber SRL, anch'essa una startup che utilizza le bucce delle arance per creare tessuto. Oggi Oskin utilizza le bucce, gli scarti, ce lo dirà in modo più dettagliato la dottoressa Antoci, gli scarti delle arance e delle pale di fico d'India per realizzare una pelle ecologica, e quindi per dare un'alternativa cruelty free alla pelle e quindi anche fermare, dico, non soltanto un riciclo, ma fermare anche la mattanza degli animali per avere appunto la pelle, quindi una pelle vegana, si può dire. Adesso ce la farà vedere la dottoressa, se posso permettermi, sì. Presidente. Prego. Quindi andremo avanti appunto con Erika, che ci illustrerà questa attività, come faremo poi nelle scuole. Porteremo prodotti di riciclo, porteremo realtà di economia circolare. Grazie Erika. E visto che strappiamo promesse, anzi estorsioni a tutti, credo che ci auguriamo che questa startup sarà una nostra, diciamo, partner per le prossime attività. Perché no? Gliela strappo questa promessa, visto che siamo riusciti. L'ennesima estorsione al senso compiuto. Grazie, dottoressa. A lei la parola. Buonasera a tutti e grazie mille per averci invitato, sia a nome mio sia a nome appunto della fondatrice Adriana Santanocito. Come già stato detto, io sono Erika Antoci e sono qui stasera a rappresentare Oskin. Oskin è un materiale alternativo, che è questo qui, alla pelle animale, è derivato dai sottoprodotti di arance e fichi d'India. È un materiale che è una startup che è nata nel 2019 con sede a Catania, appunto. E, diciamo che è un materiale che può essere sfruttato in diversi settori, in diversi ambiti: moda, arredamento, automotive.
Questo perché comunque negli ultimi anni diciamo, è aumentata la ricerca di materiali alternativi alla pelle animale. E, da un lato perché purtroppo il 90% della pelle ancora è conciata al cromo e ha effetti devastanti sull'ecosistema, ma dall'altro perché c'è anche proprio una sensibilità sui temi della sostenibilità, di materiali, di ricerca proprio di materiali alternativi e del benessere degli animali. Ma parlando proprio del materiale in sé, è un materiale appunto che viene riutilizzato da tonnellate di sottoprodotti di arance e fichi d'India dalle industrie agroalimentari e della cosmetica, che vengono prodotte ogni anno qui in Sicilia per creare appunto questo nuovo materiale in un processo di economia circolare. Noi 2 anni fa abbiamo appunto esteso il nostro brevetto in PCT internazionale e al tempo stesso abbiamo instaurato abbiamo avuto dei partner, dei fornitori di materie prime sia in Sicilia con la CCP Biontech che ci ha proprio fornito appunto la materia prima, sia in Lombardia con la Novartiplast. E questo ci ha dato appunto l'opportunità di poter iniziare la produzione. Invece nel 2021, con una filiera Made in Italy, sostenibile, trasparente, certificata in blockchain, cioè certificato di tracciabilità del prodotto, abbiamo realizzato proprio il primo materiale, il primo prodotto in sé. Il nostro obiettivo è quello di fornire un materiale che sia totalmente riciclabile, quindi è il nostro obiettivo per gli anni futuri, e che sia soprattutto fossil free, cioè privo di petrolio. Questo è uno dei nostri, diciamo, obiettivi negli anni, insomma, dal 2023 in poi, dal 2022 in poi. E diciamo che questo materiale è molto simile, come potete vedere, e poi magari se volete anche toccare, non so, per esigenze di Covid, però è durevole, è duro, cioè è molto resistente, perché comunque è stato comunque sottoposto a dei test fisico-meccanici, quindi è davvero resistente come materiale e d'altronde è un materiale che può essere un lusso che senza sensi di colpa e soprattutto che può, insomma, aiutare il pianeta senza sfruttamento di animali, ma insomma è un lusso che può far bene a tutti. Grazie. Grazie, dottoressa. Una domanda volevo farle. Dico, questo materiale quindi è in grado di essere trasformato ovviamente in cavi di vestiario e in altra... Vestiario? Sì. No, ancora no. Vestiario no, nel senso quindi, scarpe, accessori, ecco, in questo senso sì. Sì. Una domanda che forse credo che molti se la faranno, è un materiale molto costoso oppure, visto e considerato che parte da elementi riciclati, è un materiale a basso costo? Beh, io risponderei a un materiale a basso costo, onestamente, perché cioè, comunque venendo anche dai sottoprodotti è normale. È biodegradabile, ovviamente. Sì, assolutamente. Sì, ovviamente, come dicevo prima, coincidendo, appunto, speriamo di renderlo sempre più riciclabile. Grazie, grazie dottoressa per questa bellissima realtà. Ce ne sono tante, speriamo ce ne siano tantissime. Io volevo solo, prima di dare la parola al nostro cerimoniere, ci avviamo a una fase che per me desta emozione e ora vi dirò il perché. Volevo ringraziare Salvuccio, perché io con Salvuccio, no, non sono invidioso di Rosa che ti ha ringraziato prima, mi ha anticipato, siccome con Salvuccio mi lega un vecchissimo rapporto di amicizia e forse anche per quello che si è sentito anche lui estorto in queste richieste. Grazie Salvuccio per essere venuto. Prima di dare la parola al cerimoniere, un'ultima comunicazione di servizio. Non me ne vorrà la nostra presidente di circoscrizione, alla quale daremo adesso la parola per un saluto, e così, anzi, prima Lino
in ordine di apparizione. Per un saluto, se lo vuoi fare, se no puoi rinunciare, ti consideriamo lo stesso come amico. Una comunicazione di servizio, perché volevo cogliere il momento per comunicarvi, come già molti sanno, che noi, il nostro Lions Club, il 23 aprile terrà uno spettacolo al Teatro Vittorio Emanuele assieme all'associazione Volere Volare, che è un'associazione che si occupa di ragazzi diversamente abili, ragazzi down, ma ragazzi eccezionali, e faremo una commedia. Dico faremo perché pure io parteciperò, una piccolissima parte, ma la parte più grande è quella del cuore, che ci metto ogni martedì e giovedì quando vado a provare con loro, perché non è un fatto in sé di provare, ma credetemi, è una fortissima emozione condividere quei momenti, e ormai siamo diventati amici quasi con tutti. E dicevo, mi farebbe tanto piacere, a brevissimo vi darò dei dettagli in più. Mi auguro fortemente un'adesione di massa di tutti i Lions di Messina, di Lions della provincia, di tutto ove possibile la circoscrizione. Qua, cara Lucrezia, ahimè, dovrai farti portatore pure di questo impegno, ma non per noi, per quei ragazzi. Grazie. Lo scopo lo diremo quella sera. Sì, dai. E comunque, prima ancora di fare conclusioni con le autorità lionistiche, stasera abbiamo anche diamo il benvenuto a tre nuovi soci, e quindi faremo questa investitura e poi andremo alle conclusioni. Quindi diamo inizio alla cerimonia di investitura di tre nuovi soci, con la quale la dottoressa Pantoma Rilena. Prego, accomodatevi al tavolo della presidenza. La dottoressa Adele Varacalli. E l'ingegnere Concetta Marletta. Invito anche i loro sponsor, il nostro presidente e Rosa. Del governatore distrettuale Lion Francesco Cirillo, del presidente Lions Avvocato Giuseppe Vadalabertini e di tutti i soci del Lions Club Messina Tirrenum, desidero esprimervi la felicità di tutti noi per la vostra decisione di entrare a far parte di questo gruppo di amici. Siamo certi che saprete onorare in maniera esemplare il nostro motto: We Serve. Servire. La parola a te, Beppe, sponsor. Scusate. Sì, abbiamo carta da riciclare, infatti. Allora, iniziamo in ordine di apparizione, così come sono stati chiamati, dalla dottoressa Pantoma Rilena, che ho il piacere di presentare. È nata a Messina il 24 aprile 1970, dove vive, felicemente sposata con Alessandro De Domenico, responsabile acquisti per il gruppo Sigma, mamma di uno stupendo ragazzo di nome Alberto, brillante studente universitario in economia presso la Bocconi di Milano e funzionario presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ufficio delle Dogane di Messina, ove riveste la qualifica di responsabile della sezione legale e contenzioso. È impegnata da tempo nel sociale, promotrice di una borsa di studio intitolata ad Aurora e destinata a minori entrati nel circuito penale. Ha partecipato a tantissime iniziative e attività promosse anche dall'associazione Volere Volare, di cui è parte, e un sodalizio, come dicevo, promotore di un laboratorio teatrale per ragazzi diversamente abili, con cui il Lions Club Messina di Tirrenum collabora attivamente, e quindi da domani collaborerà doppiamente, vista la nuova figura. Mi faccio garante dell'assoluta sua integrità morale e sociale, vigilerò personalmente sull'opera del socio da me presentato e in caso diverso. Presidente, cari amici, è con piacere che
Mi presento, la nuova socia Adele Maracaldi. La dottoressa Adele Maracaldi è nata a Taranto il 10 aprile del 68. Vive a Messina, felicemente coniugata con Dino Sergi, imprenditore, mamma di un bellissimo ragazzo di nome Paolo, protetto studente universitario in psicologia clinica, quindi ne potremo usare i servizi anche presto, presso l'Università di Messina, e docente oggi presso la scuola primaria Pietro Donato di Messina. Adele insegna da 28 anni nelle scuole primarie della città, ci ho tenuto ad essere io il suo socio sponsor, nonostante sia amica del presidente, ma ho voluto farlo io perché volevo testimoniarvi la grande capacità, competenza di Adele, ma soprattutto la grande umanità. Il fatto che lei coinvolga i ragazzi, li faccia emozionare, li faccia credere nel loro futuro, gli dia forza, coraggio, energia. Io lo so perché sono stata sua alunna. Quindi è con grandissimo orgoglio che la presento al nostro club e a tutti voi Lions. Mi faccio garante della sua... è importante che vi dica che è impegnata nel sociale da sempre, che ha occupato ruoli di rilievo nella Croce Rossa, con cui noi collaboriamo perché è importante per i Lions non soltanto con gli enti, con le istituzioni, ma anche con tutte le associazioni dare forza ai valori della vita. E ha collaborato insieme ai suoi familiari con Unitalsi, quindi ha sempre affiancato e visto i valori della vita come un momento importante con cui impegnarsi personalmente. E pertanto con grande piacere mi faccio garante dell'assoluta sua integrità morale e sociale. Vigilerò personalmente sull'opera del socio da me presentato. Lucis in fondo, C.T. Marletta, che lei è una mia cara amica. Ingegnere C.T. Marletta, è nata a Messina il 25 giugno 1971. Ho il piacere di presentarla a tutta la comunità, dicevo dove vive, città dove vive, felicemente sposata con l'ingegnere Antonio Sorge, mamma di due bellissime ragazze, Giulia e Stefania, eccellenti studentesse, la prima universitaria in medicina al San Raffaele di Milano e la seconda studentessa liceale. Ingegnere Marletta svolge la professione di ingegnere funzionario presso il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, servizio di emergenza, è impegnata nel mondo del sociale, dove si è occupata appunto della gestione del volontariato della protezione civile, ha partecipato a tante emergenze, tra cui mi limito solo a citare quelle relative al terremoto in Abruzzo, Giampilieri e così via, e speriamo di non citarle mai, ma purtroppo credo che sia impossibile. Mi faccio garante quindi della sua assoluta integrità morale e sociale, vigilerò personalmente sull'opera del socio da me presentato e vale per te lo stesso monito. Allora, il PDG si vuole avvicinare. Siete stati invitati a entrare a far parte della nostra associazione perché giudicati meritevoli di tale onore. È mio dovere precisarvi che appartenere al Lions Club International non è il mezzo per conseguire personali interessi, ma significa offrirsi in una superiore visione di fratellanza, solidarietà, libertà e giustizia. Nell'entrare a far parte della grande famiglia dei Lions, vi chiedo quindi di esprimere il vostro personale impegno. Per le tre ragazze. Entrando a far parte del Lions International, alla presenza di tutti i soci del Lions Club Messina Tirrenum, mi impegno solennemente a rispettare lo statuto e il regolamento del club e quello dell'Associazione Internazionale del Lions Club. Mi impegno a dare il mio contributo personale per il conseguimento degli scopi che il club si prefigge. Mi impegno a voler partecipare a tutte le riunioni. Dichiaro inoltre di volermi impegnare nei programmi di conservazione, estensione e consolidamento dei soci del club e di attenermi al codice dell'etica lionistica
e agli scopi dell'aionismo. Per rinnovare l'impegno all'osservanza del codice dell'etica laionistica e per darvi lettura vi invito ad alzarvi in piedi. Codice dell'etica laionistica. Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio. Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che corrette. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri. Essere leali con tutti, sinceri con se stessi. Ogni dubbio circa il proprio diritto preteso nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono accettare i benefici nello spirito che l'anima. Sempre adempiere i propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio Stato, della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi. Essere cauti nella critica, generosi nella lode. Sempre mirando a costruire e non a distruggere. Potete accomodarvi, grazie. Prendo atto del vostro impegno e con i poteri conferitimi dalla Lions Club International, a nome del governatore distrettuale, di tutti i soci e mio personale, dichiaro ufficialmente le dottoresse amiche Pantò Marilena, Dele Varagalli e Concetta Marletta socie del Lions Club Messina di Reno. Benvenute tra noi. Il governatore Franco Freni applica lo stemma. Lo fa sempre. E collaboriamo. Ce l'hai fatta? Con calma, carburo, ma poi arrivo. Ci senti prima di tutto. Presidente della Federazione della Sicilia di Messina. Questa è la mia prima spilla. Poi, quando sono diventato socio della, anzi, socio fondatore della Lions Club, per me ha un valore importante. Erano conosciuti anche da quasi 24 anni. Io sono stata allieva di Adele e lui ha fondato il club. Quella cosa. C'è un attimo una visitazione, mi spegno. Sta un valore doppio. E allora, congratulazioni ai nuovi soci. Benvenute. Una bella foto, scusate. Una foto. Tutti qua. Mi fa la foto. Ci sono. CTG, vieni qua. Ok, grazie. Bene, ci avviamo alle conclusioni, l'invito Lino Spadaro, presidente della zona 7. Il
più che un indirizzo di saluto vorrei fare qualche piccola considerazione. Il Lions è il club Messina di Raimon, potrebbe essere un club giovane, se non fosse per il presidente e il cerimoniere Cacente Cuzzi. A parte gli scherzi, io già sapevo di questa, di questo service, che ne avevo parlato con il presidente, è un bellissimo service di grande impatto e di grandissima utilità. Già abbiamo visto nella nostra città alcuni risultati dovuti alla raccolta differenziata, anche se in alcune zone purtroppo dà molto fastidio vedere certe situazioni. Comunque crescendo sia nelle zone più benestanti che quelle meno, imparando i bambini e giovani a una certa educazione alla raccolta differenziata, sicuramente dovremmo andare sempre verso il meglio. Quindi complimenti veramente di cuore, mi fa piacere, e complimenti anche per appunto questi nuovi soci che sicuramente daranno una mano. Grazie Lino. Prende la parola il presidente di circoscrizione, la professoressa Lucrezia Lorenzini. Grazie, un saluto cordiale al tavolo della presidenza e a tutti quanti voi che siete qui riuniti e abbiamo ascoltato con grande interesse parole che indicano una tematica. Ricordiamoci che oggi è la giornata mondiale del riciclo, quindi quanto più opportuna la considerazione e la trattazione del club Messina Tirreno. Certo, consideriamo anche un'altra cosa però, dottor Puccio. Tutto ciò che abbiamo ascoltato è veramente rigorosamente importante. Non dimentichiamo però che l'attuale scenario internazionale forse dovrà porre un rimedio a tutto quanto abbiamo ascoltato questa sera. Intanto forse due concetti. Uno, il concetto della inazione. Una inazione che nell'ambito dal sistema governativo europeo, governativo italiano e quindi calato nella nostra realtà, fa vedere come non ci siano state sempre quelle bellissime iniziative di politiche condivise e di azione unitaria, prima. La seconda, lei conosce bene il problema della transizione ecologica e sa bene, ahimè, che proprio nel sud sono stati posposti tre bandi e fra questi bandi c'è proprio quello della raccolta del trattamento dei rifiuti. Quindi, amici miei, il problema è veramente serio, perché è serio nella sua realizzazione, è serio nella sua concretizzazione alla luce di mutazioni che purtroppo non dipendono da aspetti solo legislativi o dalla attuazione perfetta che anche nel nostro territorio è stata attuata, ma dobbiamo evidentemente riconvertire alla luce degli attuali scenari molti degli impianti che stasera meravigliosamente abbiamo ascoltato. Naturalmente alle nuove entrate un benvenuto particolare, e siamo certi, certissimi, che con la perspicacia dei nostri amici di Giuseppe, dell'amica Rosa Torre e di tutti quanti sono qui presenti nell'ambito del club, questa realtà lionistica sarà certamente proiettata per azioni future sempre più brillanti e sempre più realizzabili. Grazie a tutti, auguri a tutti voi. Grazie. Conclude il pastore governatore in sede Franco Freni, Terranova. Buonasera a tutti, saluto le personalità presenti, civili e militari, saluto gli officer distrettuali e di club, le amiche Lions e Leo e i graditi ospiti. Come probabilmente avrete visto, ho preso tanti appunti perché la serata è stata
particolarmente stimolante. Io vorrei cominciare con salutare le nuove socie che sono entrate a far parte di questo Lions Club Messina Tirreno, Marilena, Adele e Citti, delle professionalità e delle personalità importanti che certamente daranno linfa vitale a questo club, a questo giovane club a cui io tengo in maniera particolare, e l'ho dimostrato anche nell'arco del tempo con delle raccomandazioni, con degli stimoli, con delle parole, e devo dire che i risultati ci sono tangibili, e concordo con quanto detto dall'amica presidente di circoscrizione, che auguriamo a questo club nuovi e prestigiosi traguardi, perché con queste personalità che sono entrate in questi ultimi tempi e quelli già esistenti all'interno del club, questo club assume delle potenzialità importanti che sta cominciando a esprimere, e sono certo che esprimerà sempre di più. Mi fa piacere constatare, ancora di più degli altri anni, uno spirito di squadra. Si vede molto nel video, che è veramente splendido sotto tutti i punti di vista, e un patrimonio che dovete diffondere nelle scuole sicuramente. Ma io vado un po' sempre controcorrente nel mio modo di dire, nel mio modo di fare, perché io ho imparato dai miei nipotini a riciclare i rifiuti, a differenziarli nel modo corretto, perché mio nipote a 7 anni mi diceva: no, ma questo lo devi mettere qua, quell'altro lo devi mettere là. E questo perché? Perché noi facciamo parte di quella generazione, e io in primis, che abbiamo fatto un sacco di danno. E io faccio parte di quella generazione, ahimè, di quando è nata la plastica. Siamo passati dalla plastica dal vetro alla plastica. Nel 1954 nasceva il Moplen, chi se lo ricorderà, che ancora viene utilizzato per fare vaschette e altra roba del genere, anche per alimenti. Quindi noi abbiamo fatto tanto danno come generazione, ma dobbiamo cercare di evitare che le generazioni future dei nostri figli e dei nostri nipoti subiscano lo scempio che abbiamo fatto noi, anche perché gli episodi climatici che avvengono anche in questi ultimi tempi, e noi ne siamo spettatori impotenti, fanno parte anche dell'incuria con cui noi ci siamo occupati dell'ambiente che ci circonda. Quindi io concludo il mio intervento complimentandomi non soltanto col presidente o con coloro i quali hanno preso parte al video, ma con tutta la squadra del Club Tirrenum, oggi rinvigorita da 3 nuove socie, perché veramente state andando verso la strada giusta. Continuate su questa strada, perché siete il mio orgoglio, ma siete anche un orgoglio del nostro distretto. Grazie. Grazie tanto. Abbiamo finito, grazie a tutti.